Cari bambini, ci presentiamo. Siamo Lorenzo, Micaela e Tommaso. Siamo alunni della classe 4A della Scuola Europa di Roma. Abbiamo una grande passione per le scienze e vogliamo trasmetterla anche a voi. Oggi eseguiremo per voi dei semplici esperimenti scientifici per capire meglio alcuni principi fisici e proprietà dell'acqua. Inizieremo con il principio dei vasi comunicanti. L'acqua, come tutti i liquidi, non ha una forma propria, ma assume la forma del recipiente che la contiene. Se è stato un liquido in vasi tra loro in comunicazione, anche se di forma diversa, esso si dispone allo stesso livello in ogni contenitore. Adesso procediamo con la dimostrazione. Prenderemo tre recipienti di forma e capienza diverse. Praticheremo un foro in ciascuno dei tre e infileremo delle canuzze che il collegino fa. Getteremo un liquido nel primo contenitore e aspetteremo che riempia gli altri. Aspettiamo che il liquido arrivi alla sua giusta altezza. Aspettiamo. Molta attenzione. Adesso misuriamo il livello dell'acqua. Sei centimetri. Lo andiamo a scrivere. Adesso misuriamo l'altro. Sei centimetri. Misuriamo l'ultimo. Sei centimetri. Questo principio è utile nella vita di tutti i giorni, nell'esempio specifico della distribuzione dell'acqua potabile alle abitazioni. Infatti essa avviene grazie ad un sistema di tubature sotterranee che collegano l'edificio alla grande cisterna dell'acquedotto. Vasi comunicanti? Anche questa è tecnologia! Adesso invece vi raccontiamo la storia di Archimede. Chi era? Archimede era un grande matematico della magna Grecia. Il re Gerone gli chiese di smascherare l'eventuale orafo truffaldino che secondo lui lo avrebbe ingannato facendogli una corona non con un intero blocco d'oro che il re gli aveva dato. Lo scienziato scoprì un modo infallibile per accorgersi del furto. Solamente facendosi un bagno. Distese nella sua maschera da bagno, infatti, si è accorto che quando il suo corpo si immergeva in livello dell'acqua, saliva di una certa misura. Eureka! Archimede pose in acqua una bilancia con la corona e il blocco d'oro. Ma la corona subì una spinta verso l'alto, maggiore del blocco d'oro, e questo significava che una parte dell'oro era stata sostituita da un altro metallo che a parità di peso ha un maggior volume. Ecco perché il volume maggiore ha fatto ricevere alla corona una maggiore spinta. Ed ecco la legge di Archimede, un corpo immerso in un liquido
riceve una spinta diretta dal basso verso l'alto, pari al peso del volume di liquido spostato. Adesso passiamo alla dimostrazione dell'esperimento. Il principio di Archimede. Prendiamo un recipiente e lo riempiamo di acqua. Poi prendiamo il tappo e lo usiamo come barchetta su cui il nostro marinaio naviga indisturbato in mezzo al mare. Se però il mare si agita troppo e il tappo barchetta si riempie di acqua, ahimè, la nostra imbarcazione affonda inesorabilmente, perché il suo peso è aumentato in quanto dove c'era prima l'aria, ora c'è acqua. Per fortuna il nostro marinaio sa nuotare e riesce a salvarsi dal naufragio. Ecco spiegato il principio di Archimede.